Allora, Head Project Trio, che cos'è? È il nome del gruppo. No, a parte gli scherzi, è un progetto di pezzi inediti di jazz con insomma ambientazioni nord europee, più che insomma jazz classico inteso come i standard americani. E niente, insomma, composizioni originali, chiaramente hanno una vena molto melodica e a tratti anche pop, quindi arriva molto facilmente come ascolto e per qualsiasi tipo di orecchio, diciamo, sia quello più particolare che cerca insomma canoni che si trovano anche nel jazz tradizionale, sia insomma chi è meno ferrato sull'argomento della musica jazz e magari diciamo così è portato ad ascoltare melodie che arrivano un po' più facilmente, insomma. Quindi è una buona via di mezzo tra un concetto di jazz tradizionale e jazz molto moderno, quindi con melodie molto più semplici che arrivano più facilmente, insomma. La vostra composizione è diversa dai gruppi jazz regolari, diciamo, perché il regolare, poi dobbiamo andare a vedere che cos'è il regolare e che cos'è il non regolare. Questa non è proprio, diciamo, non è proprio un complesso, non avete proprio un complesso commerciale, se vogliamo, ecco, rispetto a qualche altro gruppo che abbiamo trovato. Secondo voi questo è un punto a vostro favore o un punto a vostro sfavore sul mercato? Per il momento ancora non lo sappiamo, siamo una formazione relativamente giovane, quindi ne abbiamo ancora di strada da fare. Certo che rifarsi a canoni del jazz tradizionale è d'obbligo, quindi la cosa fondamentale è proprio questa: far riferimento a quello che è il jazz tra virgolette classico e perché no, contaminarlo e cercare la propria strada, cioè attraverso appunto ricerche continue e a tratti anche rifacendosi alla musica classica, che è molto molto presente nel nostro disco, unita però a innesti di elettronica, contaminazioni presenti e sul piano acustico con l'uso di distorsioni e anche sul contrabbasso uguale, insomma. Che riscontro avete tra i vostri ascoltatori che vengono alle vostre serate? Fortunatamente è buono. Prima di tutto almeno stanno in silenzio, quindi questo è buon segno, perché suonare e farsi ascoltare adesso è abbastanza difficile, complicato, non c'è più, diciamo così, l'abitudine all'ascolto. Per il momento le diverse serate che abbiamo fatto, probabilmente anche per il contesto, per il posto dove siamo stati, insomma, erano adatti anche a un ascolto, insomma, silenzioso, senza stasera invece non so come si mette, però mi hanno detto che le persone che in genere frequentano sono ascoltatori, quindi dovrebbe andare bene anche stasera, insomma. Ricordiamo che questa zona è ricca di musicisti, no? Cioè tra Succivo, Fratta, cioè c'è un panorama molto molto, diciamo, territorio fertile per i musicisti, quindi speriamo che stasera avremo un discreto riscontro, insomma. Premettendo che il jazz in sé come termine è molto generico, molto generico, voi nel panorama musicale dove vi collocate? Questo è una cosa che a me disturba un attimino, sinceramente, perché oggi c'è per forza l'esigenza di collocarsi assolutamente in un posto. Non è una cosa che principalmente spetta a noi, sinceramente. E poi è un processo che prima era molto più lungo. I facenti parte di alcune correnti non sapevano nemmeno di farne parte, però erano spinti da movimenti culturali che poi sfociavano e venivano poi catalogati, ma molto dopo. Oggi invece, prima di iniziare un progetto, già bisogna sapere che genere fai, dove collocarsi, dove poter fare la propria musica. Secondo me non è un inizio, diciamo, giusto. La cosa giusta è lasciarsi trasportare dalle proprie emozioni, tramutarle in musica e vedere che tipo di riscontro si ha, insomma. Luca, tu sei il componente atellano del gruppo, da casa? Casa Puzza.
rigorosamente con la U. Allora Luca, secondo te a parte Atella, la zona atellana ha una buona tradizione jazzistica proprio molto forte. Qui che difficoltà avete nel fare questo tipo di musica e che difficoltà avete proprio nell'esprimere il vostro pensiero musicale? Vabbè, il problema fondamentale è la possibilità proprio di trovare posti, tipo come i ragazzi del Don Rafael che danno la possibilità a giovani gruppi di potersi esprimere, poi con questi, contraddicendo Fabio, con questi generi, con queste correnti, questo modo di fare musica, una cosa molto difficile da trovare in giro, specialmente nel nostro territorio. Cioè, questi posti si contano sulle dita di una sola mano, insomma. Luca, voi avete anche nel curriculum, nel vostro curriculum musicale, avete avuto un pezzo che è stato usato per una campagna contro l'alcol, contro l'alcolismo. Com'è arrivata questa, se vogliamo, collaborazione, tra virgolette? Com'è arrivata? Forse non lo so bene neanche io. Però è stata, diciamo così, una bella fortuna e una bella soddisfazione. Hanno scelto Indice Tematico, che è la nona traccia del nostro album, e la campagna si chiama Un Finale Migliore, che dovrebbe andare in onda proprio in questi giorni, giusto? Su tutte le reti nazionali. Voi come offerta artistica non fate solo, non so se fate tributi o cover, avete degli inediti, avete un album, giusto? Sì, l'album si chiama proprio omonimo, Id Project Trio, e sono 9 tracce, tutte composizioni di Fabio. E noi abbiamo fatto del nostro meglio, io e Raffaele, per renderle ascoltabili a tutti. Luca, ci sono dei giovani che vengono alle serate a Raffaele che vorrebbero suonare il jazz. Tu che consigli, giovanissimi, stiamo parlando di 16-17 anni, che consiglio dai a questi ragazzi? Meglio il missionario in Perù. No, vabbè, è più o meno. No, vabbè, la prima cosa è studiare tanto, tanta passione, ascoltare tanta musica, andare a tantissimi concerti e circondarsi, come ho avuto io questa fortuna, di persone che hanno condividere la stessa passione con persone, con altri musicisti, insomma. In bocca al lupo e buona serata. Grazie.